ci fa felicissimi, perché la città prende in qualche modo atto del servizio che stiamo facendo in modo, se vogliamo, defilato, però concreto, per tantissime famiglie che hanno in casa o ragazzi disabili o anziani non più del tutto autonomi. Noi ci siamo proposti fin da sempre di accompagnare le situazioni di disagio soprattutto della nostra città, e questo è stato possibile grazie un po' all'intervento pubblico, ma soprattutto a dei grossi benefattori privati che ci hanno dato fiducia, e a tanta gente del popolo che nel suo piccolo ci ha reso possibile, perché abbiamo fatto un bel po' di debiti, quasi tutti pagati, insomma siamo tranquilli. In futuro abbiamo due cose importanti. Per quanto riguarda la disabilità, sta per nascere la Casa del Sollievo, cioè molti ragazzi che hanno i genitori anziani, disabili intendo, e non trovano posto nei residenziali ufficiali. Allora sta per partire un servizio per accoglierli magari due giorni alla settimana. In questo modo le famiglie possono un po' respirare. Poi stiamo lavorando con molta fiducia a un grosso progetto insieme all'IRCA, al Comune d'Ancona, per quanto riguarda un centro per le demenze senili e l'Alzheimer. Sembra che in Ancona ci siano circa 2500 famiglie, purtroppo, che si sono trovate la vita complicata da queste situazioni. Sono contentissimo, perché io sono proprio anconotano, sono nato 200 metri da qui, mi sono impegnato, questo sì, e mi sono impegnato gratuitamente, perché non ho mai preso compensi per le cose che facevo per questa città. È un riconoscimento importante, anche perché è un premio sentito in Ancona. Non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, e naturalmente da condividere con tutti i nostri soci, e è uno stimolo per cercare di fare ancora di più, perché la nostra zona ha bisogno, ma è anche vista di buon occhio adesso rispetto a tanto tempo fa. Adesso le cose sono cambiate in positivo. Piano si può dire che è praticamente la zona più commerciale di Ancona. È un peccato che era stata lasciata, diciamo, da 10 anni a sta parte come un nuovo avamposto. Adesso è sicuramente, noi la vediamo già rifiorita, e tutto deve venire in positivo quello che verrà. Il comune ci sta dando una mano e noi facciamo del nostro meglio. Volevamo sicuramente uscire dal chiuso, c'è una presenza della città, dei cittadini, sicuramente molto più forte di quella che c'è stata negli anni precedenti, pure significativa, giù alla Mole. Quindi mi pare che la scelta che voleva essere proprio quello, ripetere anche proprio con il rapporto fisico tra la città e la piazza Cavour, che ne è uno, forse il più significativo elemento di identità, ripetere e rinnovare questo rapporto forte tra la città e la sua identità.